Benvenuti ragazzi e ben ritornati in questo nuovo episodio qui col vostro Mattia di serie. Quest'oggi siamo ancora nel giorno 2 di Pikmin 4. E anche se per me è passato un giorno, per voi è passato sì un giorno, però non su Pikmin, perché ho tenuto in stand by Pikmin. Ora, la cosa che possiamo già vedere dalla demo, si è vista un pochettino, è il fatto che li devo far, ok, devo far aumentare, quindi cerchiamo di far riprodurre al meglio che possiamo i nostri Pikmin, perché dobbiamo, punto e basta. Ok, cercate di aiutare, aiutate, ok, avete fatto, facciamo così. Ok, aiutate in 5, oh, let's go baby, let's go. Ok, via, ah, peccato. Pensavo di poter fare qualcosa. Intanto ragazzi, vi ricordo che l'iscrizione al canale è fondamentale per il supporto. Mamma mia, guardatelo, guardatelo. Cerca di tenere d'occhio alle creature che mi ricorda, ma mi ricorda che se si muovono potresti perdere di vista facilmente. Ok, se succede c'è un trucchetto per non perdere di vista l'obiettivo e riuscire comunque a mirare bene. Ci dovrebbe essere una mira apposta. Utilizzi ZR per bloccare l'aggancio automatico per focalizzare la mira su un bersaglio. Ok, ti darà tutto molto più semplice. Vabbè, sì, è ovvio. Se sei in movimento è normale come cosa. Ok, e quindi direi subito di farlo, perché mi sembra giustissimo farlo. Ora, attenzione, ZR e spara qua. Boom. GG. Posso dire GG? Dai, dai. Dai, veloce, veloce, veloce. No, non te lo mangiare. Pikmin. Ah! No, 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 Pikmin, no. No, Pikmin, no. No, Pikmin, no. Aiuto, aiuto, no. Non perderò. Non perderò. Non perderò. Andate, andate pro di guerrieri. Andate. Oh, oh. Oh, GG. Si godono un poco. E mo andate. Andate. Come on. Quanti Pikmin ho perso? Ho perso 6 di ghiaccio. Oh, 6 di ghiaccio. Ma ci rendiamo conto che significa 6 di ghiaccio? Cioè, è assurdo. È assurdo, raga. Già sta giornata sta iniziando abbastanza male. Non che ci servono tanti. Ciao. Non che ci servono tantissimo tutti quelli che noi dobbiamo andare a fare di Pikmin, eccetera. Che cosa stanno a fare quelli? Cosa stanno facendo? Ma what? Questi sono ancora fermi qua, GG. Ok, pensavo che ci desse qualcosa di più. Ah, siamo... Non è morto nessuno? Ah, no, forse... No, 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 niente. No, sono morti un bel po'. Sì, sì, sì. Sono morti abbastanza. Ok. Ragazzi, intanto quest'oggi che cosa andremo a fare? Ad esplorare una nuova miniera, perché abbiamo visto che il tempo nella miniera è abbastanza, quindi comunque possiamo fare un bel po' di cose. Eh sì, sono morti abbastanza Pikmin. Già. Ce ne dobbiamo avere 30 in totale. Diciamo che ce l'abbiamo pochi. Molto pochi, oserei dire. Molto pochi. Quindi muoviamoci a fare tutto quello che dobbiamo fare. Prima di tutto raccogliere questi cumuli, perché servono. Quindi raccogliamoli. 2, 1, 1. Giusto, giusto, 1 mancava. Chissà perché giusto, giusto, 1 mancava. Là dobbiamo far duplicare comunque i nostri Pikmin di ghiaccio per fare qualcosa. Però quello non serve adesso. L'unica cosa che serve al momento è, se possiamo, esplorare una nuova cava prima che diventi notte. Tu vieni con noi e fare in questa maniera anche così. Così possono fare tutto quanto loro. Ok. L'avanzo ovviamente serve a noi. Perfetto. GG davvero tanto. Andiamo con Occin. Togliamo questa cosa qui. Ok, perfetto. Occin viene da noi. E noi possiamo intanto fare qualcosa. Sia al ponte sia a qualcos'altro, a quanto vedo. Interessante. Qua si nasconde qualcosa. Cos'è questo? Una... Ah, ok. Vabbè. Ok, portiamo un bel po' di cose. Anzi, portiamo pure Occin qua. Così ci aiuta. No, no, non a fare questi. La cipolla produce Pikmin in quel colore, a quanto pare. A quanto pare. Ok. Vediamo se li portano tutti. Ok, via, vai, GG. Possiamo dire GG? Possiamo dire GG? Aiuto, non mi mangiate. Aiuto. Vai, GG. Vai. Uccidi. No, c'è uccidi. Veloce. Ok, GG. L'unica cosa che possiamo fare al momento sarebbe quella di
far aumentare i fiori di Pikmin, che sarà importantissimo. Scusate se oggi non sto parlando tantissimo, sono davvero molto 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 stanco, e sto facendo questo video soltanto per voi, quindi apprezzate almeno che io stia facendo un video soltanto per voi. E oggi dobbiamo andare a esplorare anche cose nascoste, quindi l'unica cosa da fare sarebbe quella di aumentare comunque tutta la nostra produzione di tutte le cose. Cosa stanno facendo precisamente? E addirittura. Ok, possiamo fare tutte le cose, perfetto. E possiamo già, ok, prendere tutti i nostri Pikmin, che adesso dovrebbero essere aumentati. Quelli di ghiaccio, sì, ce ne sono tre in più, perfetto. Non proprio, però vabbè, perfetto. E possiamo quindi iniziare la giornata numero 3, perché al momento qua non possiamo fare niente. Potrei skippare? Certo, posso farlo? Assolutamente no. Ma questo? Che possiamo fare? Era in costruzione, mi chiedo chi ci stesse lavorando. Scommetto che potrebbe tornarci utile se solo fosse completato. Interessante. Potremmo quindi fare qualcosa. Però l'unica cosa che vi posso dire è: dobbiamo aspettare per forza un nuovo giorno, perché al momento noi non possiamo fare proprio, e dico proprio, niente. Perché non possiamo neanche saltare con Ocean, cosa che abbiamo visto nella demo. Quindi l'unica cosa che vi dico è: aspettiamo la notte. Oh, si è fatto tardi. Pianificare rientro a base prima della sera è una parte importante dei lavori di corso. Di soccorso, perché di corso? Sì, lo so che c'è quest'area. Sì, lo so. Perché altrimenti, sì, arrivano creature pericolose la notte. Quindi sì. L'unica cosa che forse potremmo fare sarebbe quella di far finire direttamente. No, non possiamo fare. No, non possiamo farlo, perfetto. Pensavo che potessimo far finire direttamente la notte, invece non dobbiamo aspettare. Quindi si taglia. 3, 2, 1. Mi ho finito la giornata. Si gode non poco, ragazzi. Si gode e non poco. Oh. Io salterei perché letteralmente non fanno vedere niente. Vabbè, lo faccio vedere soltanto questo giorno e basta. Userà il fischietto, fa entrare tutti quanti la cipolla e basta. E noi e Occi ne andiamo là. Perché letteralmente gli altri stanno nell'altro giardino in cui l'avevamo lasciati. E basta. Partono insieme e non succede praticamente nient'altro. È soltanto questo. Non serviva a niente mostrarvelo, però ve l'ho mostrato nel caso qualcuno fosse interessato comunque a scoprire che cosa succedesse. Noi eravamo arrivati nella demo al giorno 5 e ora non abbiamo sprecato proprio tempo. È vero che abbiamo passato i primi 8 minuti a non fare praticamente niente, però purtroppo non è colpa mia, perché il gioco è prefissato che voi dovete fare certi obiettivi in quel tempo stabilito di tempo, e io invece ho anticipato, cosa che non andrebbe fatta. Però adesso si dovrebbe già sbloccare un po' di cose, perché la demo dovrebbe essere praticamente finita. Dovremmo arrivare sì a 1500 luminum, però lo potrei fare già il terzo giorno, ovvero oggi. Quindi da adesso in pratica inizia completamente la missione. E siamo già a 540 luminum, cioè non per dire, abbiamo già fatto un progresso di 13%, anche se è morto qualche Pikmin, cosa che non avrei voluto fare in questo gioco, però quelli sono stati i dettagli. Oh, sì, let's go. Interessante. Sì. Allora, quello che ha detto praticamente è che l'argilla che abbiamo trovato, quelle pietroline di ghiaccio, effettivamente sono argilla, e l'unica cosa in pratica da fare sarebbe quella di scaldarlo tramite dei macchinari che c'ha il nostro Rus, il nostro scienziato, e quindi che cosa fare? Oh, Ocin, che carino. È cresciuto un botto, Ocin. Vabbè, e quindi l'unica cosa da fare sarebbe quella di utilizzare l'argilla come materiale da costruzione. Si è scaldato ovviamente, quindi creare praticamente dei mattoni. Sarate cresciuto Ocin. Interessante. È tipico della sua razza crescere in un giorno così. Ah, finalmente. Questo volevo vedere. I Pikmin oggi sono proprio allegri. Che carini. Oh. Sono contento che vadano d'accordo. Beh, meno male, meno male, meno male. Già, un altro vantaggio di Ocean ora che è cresciuto è che può aumentare la sua motivazione completando missioni. Oh, queste le volevo. Queste le volevo. La motivazione è importantissima per Ocean. E ora vi farò vedere anche perché. Perché può fare cose assurde. Può fare davvero cose assurde. Soccorritori, ai vostri posti. Si inizia direttamente. Ok, di prima abbiamo detto questo meeting strategico. Come prima cosa, Russo, vorrei che che ci aggiornassi su miglioramenti apportati alla Beagle. Con molto piacere, Capitana Surferd. In effetti sono stati ultimati.
Oh, sì, ora la Beagle può trasformare ogni materiale di praticamente mattone di ghiaccio e raccolto sul campo in argilla per ogni utilizzo, ovvero quella di creare ponti, di costruire ponti. Ed è molto molto importante questa azione, perché come in Animal Crossing bisogna aspettare del tempo per costruire le ponti, cosa che porterò l'anno prossimo, quest'oggi possiamo fare davvero tantissime, tantissime cose. Quindi vediamo un pochettino. E possiamo anche fare oggetti di laboratorio che sono importantissimi. E dovremmo per forza utilizzarli, perché sono davvero bellissimi. Ok, ah, eccoti qua. Sono in pianeta sconosciuto, come questo il pericolo è costante. Le abilità che insegnerò a te e Oshin potranno salvarti. Se la motivazione di Oshin è al massimo, non c'è nulla che non possiamo possiate fare. Spero siete pronti, perché è ora di iniziare il vostro addestramento. Addestriamo Oshin. Bene, è ora di iniziare l'addestramento. Quindi insegniamo Oshin tutte le abilità 5 su un punto interrogativo. E quindi insegniamo tutte le abilità in pratica. Abbiamo 3 punti di motivazione per Oshin. E in pratica possiamo potenziarlo nella maniera più bella che ci capiti a noi. Allora, metterei prima di tutto la potenza, perché è importantissima la potenza. Ma l'altra cosa che vorrei fare è il morso per raffinare l'attacco di Oshin, che è importantissimo. E sono 2 punti di motivazione di Oshin e basta. L'unica cosa che possiamo fare è questa. Poi gli altri li faremo più tardi, quindi quando è finito si riprenderà, cosa molto importante. E intanto abbiamo anche gli ossi gustosi, che servono per curare Oshin. Ecco, questa sarebbe in pratica una ricompensa per Oshin. In pratica è una cura. A proposito, è il momento giusto per insegnarti come si usano gli oggetti, che dovremmo avere già. Oh, finalmente. Gli oggetti saranno contenuti all'interno di uno zaino, che premendo ovviamente Y non possiamo fare. Sì, possiamo dare una carica aggiuntiva, eccetera. Però, per quanto riguarda adesso abbiamo finito i punti di motivazione di Oshin. Ho messo il ventilatore oggi a 2 e letteralmente mi sta venendo male al cervicale, assurdo. Quindi l'unica cosa è prendere i Pikmin, prenderli da tutta questa cipolla e fare così. Utilizzare Pikmin, fare così, fare così, tac, e fare 2 e venite qua. Venite qua tutti, fate così e portiamo con questo Pikmin tutto quanto alla base. E facciamo così, via, perfetto. E dopo aver fatto ciò, l'unica cosa che possiamo dire è: abbiamo fatto completamente tutto quello che potevamo fare quest'oggi. Non ci sono altri fiori in giro, ci sarebbe quello, però non serve al momento. E quindi l'unica cosa che vi dico, che possiamo fare, è andare avanti. Fare la novità, che è importante, ovvero sbloccare degli oggetti, che sono importantissimi. Quindi al laboratorio, subito. Che possiamo fare dei dispositivi che sono molto importanti, che sarebbero il cono d'attacco, che è importantissimo, che se premiamo X possiamo attaccare direttamente il nemico e lo utilizziamo subito. E poi possiamo utilizzare anche la termodifesa volendo, che non serve molto, però facciamo un kit d'emergenza, dai. Serve sempre un kit d'emergenza. Ah, è un prototipo. Ah, ok, ok, quindi sono gratis, perfetto. Quindi la termodifesa la compriamo e come? Con 9 di argilla forse possiamo fare anche di più, però quali sono i dettagli? Sì, ok. Ok, la X sarà importantissima da utilizzare adesso. Però per il resto io direi subito di proseguire e quindi andiamo subito. Abbiamo ultimato i preparativi della Pig, vado ad esplorare ovviamente. Quale area vuoi esplorare al momento? L'unica che possiamo esplorare, ovvero il giardino soleggiato. E adesso ci sono degli ultimamenti, dei miglioramenti, eccetera. Perché abbiamo sbloccato già i Pikmin di ghiaccio. E quindi possiamo già andare all'esplorazione di tantissime cose. Ovviamente oggi facciamo soltanto una cava. Facciamo subito una miniera veloce veloce. Anzi, taglierei anche questa parte. Ok. E l'unica cosa adesso che possiamo fare, oltre a riprodurre Pikmin rossi, sarebbe quella di, per l'appunto, utilizzare i nostri Pikmin di ghiaccio per sfruttarli al massimo. Ma prima di tutto dobbiamo imparare l'abilità del salto, ovvero schiacciando Y in maniera premuta possiamo sì saltare addosso ad Oshin, quindi saltare tutti quanti addosso anche dei nemici, cosa che volevo fare prima però mi ero scordato che non potevamo fare e infatti abbiamo perso un bel po' di cose, ma anche direttamente utilizzare Oshin per saltare gli ostacoli, cosa che noi non possiamo fare. L'unica cosa che dico al momento è sì, vorrei qualche altro Pikmin gelato.
Possiamo filtrare l'odore? Ready? Ready? Ok, allora utilizzo soltanto questi. Ah no, no, no. E poi succede il trambusto, no, devo raccoglierli tutti, no. Preferisco evitare. Ok. Però io sì, filtrerei l'odore di qualche pikmin di ghiaccio. Ok. Dove possiamo andare? Oh, ci insegui l'odore, perfetto. Ah, può seguire da solo. No, vabbè. E andiamo, non c'era questa. No, vabbè, assurdo. Quindi salta da solo. No, vabbè. Cosa mi state dicendo? Aspetta, 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 aspetta. Stop, 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 stop. E tutto, portiamo questi a destinazione. Quindi sì. Ok, diamone il 5. Ok, perfetto. E ora possiamo andare avanti con il nostro fiuto. Quindi fiutiamo. No, vabbè. È assurdo. Non la dico, questo non stava. Vai, vai. Segui l'odore, Ocin. Vai, ok, sta di là. Sta qualche altro lì. È possibile. Abbiamo esplorato al 100%. Ciò significa una cosa. Che... Ok. Però... oltre a raccogliere 600 luminum così a caso, l'unica cosa che vi volevo far mostrare è questa, per l'appunto. Ovvero noi quando andiamo qua dentro possiamo ritornare all'interno di una cava gelata e continuare a duplicare, raddoppiare all'infinito tutti quanti i nostri Pikmin di un particolare tipo. Infatti adesso vedremo che entrerò in questa cava e uscirò direttamente con i Pikmin ghiaccio già presi. E vedrete un pochettino quello che possiamo fare. Però per il resto... Ah, sono già spuntati dei nemici. Eh? Ah, perfetto. Ok, ok. Perfetto, perfetto. Devono avere le capacità riproduttive incredibili. È molto importante questa cosa anche da sapere, eh? Secondo me è abbastanza importante da sapere. Comunque l'unica cosa che vi dico è: facciamo moltiplicare i nostri Pikmin. Muoviti, 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 muoviti. Dai, 3, 2, 1, boom. Ok. Ah, quello veniva portato, invece così no. Perfetto, perfetto, meglio così. Tutti addosso, tutti addosso. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boom, boom. Tutti sopra, tutti sopra, tutti sopra. No, GG. Posso dire GG? Posso dire GG? Posso dire GG? Cioè, adesso abbiamo 12 Pikmin di ghiaccio. Cioè, sapete che significa? Sono un botto. 12 Pikmin di ghiaccio. Oh, ragazzi, guardateli. Guardate la moltitudine. Ah, è vero, non possiamo depositare nulla. Quindi 35! Cioè, sapete 5 Pikmin di ghiaccio in più che cosa sono? Cioè, possiamo fare un botto di cose, raga. Un botto di cose. Quindi l'unica cosa che vi dico dopo aver fatto questo taglio immenso è tornare in superficie e quindi continuare poi ad esplorare quella zona là. Perché l'unica cosa che dovevamo fare era quella proprio di ottenere più Pikmin, che sarebbero 5 in più. Quindi è molto 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 buono. Ok ragazzi, quindi abbiamo fatto, siamo usciti da questa caverna. Quindi lo seguono fuori. Ah, ok. Quindi perfetto. Quindi posso già decidere i Pikmin. E questa è una cosa molto importante. Dovevo scegliere il diario, perfetto. E quindi sì, utilizzo tutti i Pikmin di ghiaccio che possiamo fare un bel po' di cose. E potremmo farli duplicare all'infinito, cosa che per il momento non farei, però sarebbe da fare effettivamente. Oh, ce ne servono 22 pezzi. Ora, sì, sì, lo so, però non possiamo farlo. Quindi sì. Sì, però no, non possiamo farlo perché ne servono 22 e noi ce l'abbiamo 10. Quindi come facciamo? Bisognerebbe in pratica andare ad uccidere più mob, più nemici, perché l'abbiamo sprecati tutti nella termodifesa. Quindi chiediamo a Ocin di fiutare qualche materiale e magari Ocin ci dirà anche dove andare. Che non sarebbe male come idea, assolutamente. Oh, ci sono qua direttamente? Perfetto. Allora io direi subito 3, 2, 1, andiamo. Ah no, non può farlo Ocin. Ah ok, quindi devono andarci tutti quanti i Pikmin. Perfetto. Andate, 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 andate. Ok, via, 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 veloce. Dai, prendete tutti quanti i materiali. GG, posso dire GG, GG. Dai, eccovi qua ragazzi. Ah, solo 10. 10, 20. Mi sa che non ci bastano, di poco non ci bastano. E questa cosa mi dà un botto di fastidio. Però noi possiamo utilizzare i materiali che cadranno a questo nemico. Boom. Anche se siamo pochi effettivamente. No, 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 no. Termodifesa funziona soltanto per me, quindi sì. Via. Boom.
Attaccate, attaccate, attaccate. Boom, GG. Posso dire GG? Posso dire GG? Ok. Ah, ci sono, ok, dei Pikmin che hanno bisogno effettivamente di nettare. Quindi prendiamo tutti i Pikmin che hanno bisogno di nettare. Prendiamo anche questo qua, che sarebbe nel prenderlo come? Non lo so. Ci sarà una soluzione, certo. La scopriremo in questo episodio, può darsi. Forse dobbiamo utilizzare qualche Pikmin giallo che abbiamo visto nella demo, perché salta più in alto effettivamente. Quindi aspetterei un pochettino. Tu puoi saltare? No. Com'è che si salta? No, 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 salta su. Forse con... ah, ok, con la X direttamente, perfetto. Allora possiamo andare a sbloccare questo e anche una nuova cava, perfetto. Sì, sarà molto breve la cava che andremo a esplorare, quello sì. Però è molto importante sbloccare il ponte e la cava oggi già. Se ci metterò troppo tempo, ovviamente si potrebbe dividere l'episodio. Però preferisco fare oggi un episodio più lungo del solito, perché è una cosa importantissima che dobbiamo fare. Quindi la dobbiamo fare obbligatoriamente oggi, adesso, perché dobbiamo far produrre un sacco di Pikmin. Sì, dobbiamo far duplicare un sacco, eccetera. Ok, fatto ciò, adesso dovremmo costruire questo ponte. Quindi far mandare direttamente a Pikmin tutto quanto. Ok, ah. Ah, lo fanno direttamente loro, perfetto. Allora, l'unica cosa che noi possiamo fare, Pikmin di ghiaccio, sarebbe quella di aspettare. Quindi vi faccio vedere un pochettino un taglio di tutto quello che bisogna fare. Ok, dovrebbero aver già finito, perfetto. Ponte creato. Adesso l'unica cosa che ci rimane da fare è andare anche dall'altra parte. E grazie al salto di Orchid abbiamo sbloccato una nuova area, se avete visto bene. Ovvero... grazie. Manca un Pikmin, perfetto. Ovvero quella di un'altra cava, che sarebbe quella dei Pikmin gialli. Ora, come andarci? Non mi ricordo più la località. Sta qua, ok. Sta qua direttamente. Quindi l'unica cosa che dobbiamo fare è saltare, saltare, saltare. E andare direttamente in questa località, che non abbiamo per niente esplorato, perché una l'abbiamo esplorata. Il labirinto industriale può già andare, che è molto molto importante, ragazzi. E qua i Pikmin di ghiaccio non possiamo prenderli. Perché? Perché ci sono nuovi Pikmin. Ora salteremo tutte quante le animazioni, perché non serviranno praticamente a nulla, e entreranno all'interno sempre le stesse cave, che all'inizio non servirà praticamente a niente. L'unica cosa che mi potrebbe servire, come comunque copertina anche dell'episodio, sarebbe quella di vedere effettivamente, ecco, questo qua. Però no, al momento non serve. Ovviamente adesso si rimetterà in sesto qua i nostri Pikmin e il nostro Yoshimatti. Però Ocin, come fa? Ok, possiamo metterli d'accordo con la Y. E questo è molto importante, raga, perché possiamo fare con Ocin adesso un sacco di cose. Quindi adesso possiamo dare Ocin l'ordine di... no, possiamo darci il cambio con Ocin. Come si fa? Scambio, ok. Non mi ricordavo sta cosa. Ok, quindi l'unica cosa che possiamo fare al momento sarebbe quella di distruggere questo. Ma non possiamo, forse. E quindi prendere... cosa possiamo fare? Ok. Allora valutiamo un pochettino le cose. Possiamo saltare con Ocin. Ok. Quindi possiamo cambiare direzione in questa maniera. Perfetto. No, no, no. Perché abbiamo fatto così? Ok, via. E adesso possiamo cambiare direzione anche in questa maniera, facendo proprio così. Quindi 3, 2, 1. Ah, no, non serve neanche. Vabbè. Ok, abbiamo tutti e 30 i nostri Pikmin. Quindi l'unica cosa che possiamo fare al momento sarebbe quella di velocizzare il processo. Andrei direttamente di qua, andrei di qua, perché 1-1 deve essere per forza disponibile. E prendere questo nuovo pezzo di puzzle, che ci servirà un sacco a quanto pare. Ok, quindi l'unica cosa che possiamo dire è facciamo andiamo da lavoro più che altro i nostri Pikmin. L'unica cosa che direi anche è utilizzare questi, perfetto. E adesso i Pikmin ovviamente non si potranno muovere. Quindi l'unica cosa che potremmo fare al momento sarebbe quella di utilizzare Ocin. Ah, ci sono nuovi Pikmin. Non mi dite niente voi. Ma bellissimo. Pikmin gialli, salve. No, quanto sono carini i Pikmin gialli. E adesso avendo sbloccato anche i Pikmin gialli, quindi viva l'elettro. Possiamo fare in questa maniera, ovvero dare ai Pikmin la possibilità di andare avanti. Come fare adesso? Sarebbe quella di fare così, ok. E adesso facciamo in questa maniera e tac. Diamo ai Pikmin tutto quanto il lavoro.
quello che può fare i picconi gialli lo vedremo anche nel diario di bordo, cosa che non abbiamo visto effettivamente perché l'abbiamo skippato. Però già vi lo dico, ragazzi, che i Pikmin gialli possono saltare in alto, ma molto in alto. Quindi sì, dovremmo riuscire a avere la possibilità di sbloccare con i Pikmin gialli la possibilità di andare là sopra. Come fare? Quello è un altro paio di macchine, di maniche. Però sì, dovremmo riuscirci. Ok, e ce l'abbiamo fatta. Let's go, baby, let's go. Posso dire let's go, let's go. Sì, lo so che hanno dei problemi Pikmin, purtroppo i problemi mentali ci sono per tutti. E si hanno a tutti per tutti. No, no, non ha senso questa frase, vero? Sì. Sto impazzendo per il caldo. Ok, fatto anche questa cosa, avendo aumentato anche la nostra quantità di aluminum, l'unica cosa da fare adesso sarebbe quella di proseguire in avanti. Come fare? Ovviamente togliendoci da questi nastri trasportatori, quindi andando letteralmente di qui. Sì, lo so, questo video verrà molto lungo, forse una mezz'oretta, però ho cercato di tagliare quanto più potevo effettivamente, quindi sì. E adesso l'unica cosa che devi fare è distruggi. L'abbiamo distrutto in questa maniera. No, non immaginavo che funzionasse così. Però va bene, GG. Ok, date una mano a Pikmin. Ok, perfetto. L'unica cosa che possiamo fare adesso sarebbe quella di, ok, entrare in questa nuova area. Però dovremmo aspettare comunque i Pikmin. Quindi l'unica cosa da dire è, faccio un breve taglio e arrivo. È successo qualcosa, ovvero niente. Però ve lo devo mostrare, perché se effettivamente cadete non succede praticamente niente, perché non esiste il void come su Mario o su altre cose che è instant kill, instant damage. Quindi sì, sì, mi conveniva utilizzare questi asset trasportatori perché era l'unica maniera possibile per fare qualcosa il più velocemente possibile, senza cambiare sempre il flusso e macchinario eccetera. Quindi adesso possiamo entrare direttamente in questa nuova cava e quindi andiamo. Ah, ti seguirono lo stesso i Pikmin. Potevo anche non prenderli. Vabbè, fa niente. Labirinto industriale. Abbiamo fatto il 50% già di tutto quanto. I tesori li abbiamo già presi due. Quindi GG. I salvataggi li abbiamo fatti zero. Perché? Perché adesso ci sono i salvataggi da fare. Quindi veloce. Cioè siamo già a 33 minuti di gestazione. Io devo tagliare un botto di cose allora. Vabbè, fa niente, fa niente. Tanto dovrei aver tagliato già 5 o 10 minuti massimo. Ok. Già Ocin fiuta qualche naufrago. Là non si può andare. Là non si può andare. Qua si può andare. Perfetto. Ora possiamo utilizzare sempre il metodo anche del corno, quindi non sarebbe male come idea. Lanciamo i nostri Pikmin gialli, perché Pikmin gialli è ok. L'unica cosa che possiamo fare al momento sarebbe quello di cogliere altri Pikmin gialli, quindi arrivare a 40 come capacità massima, cosa che nelle caverne fortunatamente si può fare. E altra cosa, andiamo direttamente qua. Sono 15, sì, mi sono avanzati 15, perfetto, ok. Tanto proprio nel chill preciso. Non so che cosa significano quelle cose 1 su 4 tipo, però sembrano intriganti e importanti, quindi sì. Giochiamola in questa maniera nel chill più totale e basta. Non posso direttamente dire altro perché Pikmin non lo conosco. Quindi io sono più curioso di voi nel scoprire cosa sta succedendo effettivamente. Anche se questo era presente nella demo, comunque era quasi finita la demo. Cioè dopo di questo, letteralmente di quest'area, nella demo non c'era nient'altro. E era praticamente finito. E io non sapevo che bisognasse proseguire in questa maniera. Però questo è il dettaglio. Ok. L'unica cosa che possiamo fare al momento sarebbe quella di trovare del nettare. Quindi fare in questa maniera così. Ok. Facciamo in questa maniera. Troviamo del nettare, che non sarebbe male come idea per i nostri Pikmin. Vediamo un pochettino se possono gustare tutti quanti il nettare. Perfetto, l'hanno gustato tutti. E adesso dobbiamo proseguire senza Ocean. Mi dispiace Ocean, però devo saltare giù per forza. Quindi passiamo a Pikmin. Pikmin gialli, aiutate questo povero naufrago. Ok, fatelo arrivare alla destinazione. Perfetto. I Pikmin hanno dei problemi. Lo so, però non so dove andare. Non so direttamente dove andare. Che faccio ad arrivare qui con Ocean? Tranne potremmo fare che cosa? Pensa Mattia, pensa. Potremmo mandare Ocean dall'altra parte. Oppure potremmo mandare i Pikmin gialli dall'altra parte. No, non si può fare, vero? No, ok, perfetto. I Pikmin gialli possono essere intrappolati a fare questa cosa, quindi ci conviene. Ci stava.
Ok, sanno cosa, cosa fare con un muro elettrico. Perfetto, questo è meglio. No, davvero devo tagliare ancora. Oh, che paranoia, si taglia. Moia, che spavento. E dopo il miliardo di testate che hanno dato contro il muro, l'unica cosa che è buona da fare è adesso distruggere questo con Ocin. E letteralmente ho aspettato 2 minuti che finisse tutto quanto di farsi. L'unica cosa che direi è cambiamo base. Quindi sì, spostiamo la base qua perché è meglio. Ok, ora possiamo direttamente, ok, portare questo naufrago in salvo. Vediamo un pochettino che si chiama Shots, aspetto di tesori. Ok, quindi questo è molto importante. Un momento, non è un soccorritore, chi sarà mai? Che ci fa qui? La scheda ID dice che è un esperto di tesori. Chissà perché si trova su questo pianeta. Potrebbe essere... Ti ricordi del diario di bordo ricevuto con l'SOS del capitano Onimar? Se anche altri l'hanno letto, potrebbero essere stati atterrati dall'opportunità di trovare tesori. E come Onimar sono finiti schiattati su questo pianeta, è la cosa più logica. Spero che sia un caso isolato, ma dovremmo tenere gli occhi aperti in caso ci siano altri naufraghi e salvare anche loro. Potrebbero essere in pericolo. Aggiungerò ufficialmente anche questo compito al nostro elenco di missioni. Sì, vabbè. GG, salviamo pure tutti i naufraghi. GG, abbiamo già salvato uno. E direi soltanto di utilizzare Ocin per fare boom. Aiuto. Ah, non va direttamente? Pensavo che andasse direttamente. È l'unica cosa che ti dico, Ocin, è... Andate! Andate, miei pro di guerrieri! Fate così. Oh, 13. GG. Sono io, GG? Ah, adesso posso saltare direttamente su con Ocin e basta. Non vuole fare altro, Ocin. Ocin ha detto basta. Non voglio fare nient'altro per te, basta. Ok. Potremmo andare da quell'altra parte, togliendo quel, quella busta, sì. Potrei fare off camera? Sì, facciamo off camera, ovviamente. Ah, ma forse on camera era anche meglio. Perché? Perché c'è una lente di gravitimento e non l'avevo manco vista. Quindi GG. Ok, perfetto. Ah, ancora? Vai. Vai, aiutiamo con anche le Pikmin rossi che ci danno sempre una mano. E quindi in pratica abbiamo fatto letteralmente tutto quanto quello che potevamo fare all'interno di quest'area, completata praticamente al 100%. La base emergente è qui, quindi tornare su si fa in questa maniera. Abbiamo praticamente finito questa giornata, quindi non ci rimane altro da fare che salvare. E noi praticamente ci vediamo domani con un nuovo episodio, giusto? Sì, anche perché sto registrando a 40 minuti. È vero che avrò tagliato un sacco di cose, perché sto dicendo soltanto taglio e basta. Però sì, quelli sono i dettagli. Ah, c'è qualcos'altro qua a quanto pare. Va bene. Torniamo su, torniamo in superficie. Non dovremmo aver lasciato praticamente niente. Quindi l'unica cosa da dire è... E al 100% dimmi sì. Dai, dimmi che al 100%. E al 100%, let's go. Questo che avevo fatto nella demo, però con tanti dettagli. E abbiamo perso 2 ore solo per cercare di prendere con i piccoli gialli lo skateboard. Sì. Sì, lo sto dicendo apertamente a tutti. Guardatevi la demo. Però quelli sono i dettagli. Detto questo, ragazzi, spero che abbiate apprezzato. Spero di vedervi in un prossimo episodio. Della iscrizione del campanella. Dovrei parlare più lentamente quando faccio l'outro e la intro. Sì, effettivamente sì. E noi ci vediamo nel prossimo episodio di domani. Ciao a tutti.